Sono le 17:22 minuti, prosegue il nostro viaggio, prosegue la nostra diretta, ma prosegue anche questo viaggio così particolare che ci porta a Livorno e andiamo a questo punto a entrare proprio nel vivo di questo evento, di questo Vienna sul lago e di questo incontro che c'è quest'oggi appunto a Livorno tra queste ragazze debuttanti e i ragazzi invece della Marina Militare. Noi abbiamo il loro capitano, il capitano di corvetta Mariano Tortoriello, che è appunto comandante della terza classe. Capitano, benvenuto su Isoradio. Buonasera a tutti, buonasera. Allora, intanto ci racconti insomma un po' della sua classe, questi ragazzi dove arriveranno, cosa stanno facendo sì. In questo momento? Sì, io sono il comandante della terza classe dei corsi normali dell'Accademia Navale, sono dei frequentatori dell'Accademia che hanno cominciato da poco il terzo anno ed hanno indossato il loro primo grado da ufficiale, da aspirante guardia marina appunto. E ci stiamo preparando per questo grande evento che è il ballo delle debuttanti di Vienna sul Lago, che ormai è un appuntamento ricorrente ogni anno e che partecipano i nostri frequentatori. E ormai quest'anno da 25 anni, quindi stiamo per tagliare il nastro d'argento in questa cooperazione con Vienna sul Lago. Ecco, i suoi ragazzi come vivono questo evento, questo momento? È un evento decisamente atteso, perché sin da quando entrano in Accademia Navale sanno che poi al terzo anno andranno incontro a questa loro esperienza, e un'esperienza che poi trova riscontro nel loro percorso formativo e anche per quanto attiene tutta la sfera valoriale che cerchiamo noi di infondere ai nostri allievi, che è la stessa di fatto che sostiene l'evento di Vienna sul Lago nei suoi intenti. Ecco, sembra quanti di entrare in un mondo del passato, diciamo prima anche con Patrizia Barsotti, un mondo fatto anche di certe regole, di certe maniere del rapportarsi con, in questo caso, con le ragazze, tra ragazzi e ragazzi in maniera un po' diversa, questo lo avvertite insomma? Sì, sicuramente è un approccio tradizionale e la tradizione poi trova riscontro nei valori che portiamo avanti. Noi come Accademia Navale e in parallelo a questo punto anche l'evento di Vienna sul Lago, che sono valori che poi in realtà per quanto tradizionali si proiettano nel futuro e nell'attualità e nel futuro, sono valori sui quali veramente bisogna basare il nostro agire e l'evento di Vienna sul Lago poi lo dimostra con tutte le attività, le iniziative di solidarietà che porta avanti con questo evento. Ecco, comandante, proprio per chiudere, insomma, quando ha fatto lei l'Accademia qualche anno fa, i ragazzi di oggi vede delle differenze? Sono cambiati o comunque sono sempre gli stessi? Il mondo è sempre quello, i sogni sono quelli, le aspirazioni? Sì, certamente sono cambiati perché comunque viviamo una società che è in continua evoluzione, quindi sono cambiati forse nel loro modo di pensare, ma sicuramente non nella sostanza, dove praticamente sia i debuttanti sia praticamente gli aspiranti guardia marina ritrovano poi un loro modo d'essere nei valori, come dicevo prima, che rappresentano le nostre istituzioni, sia l'Accademia Navale ma anche penso di poter parlare anche per Vienna sul Lago. E magari qualche ragazzo che sta viaggiando al nostro ascolto, cioè, gli è venuta così questa, no? Questa voglia, questa curiosità di informarsi. C'è il sito della Marina Militare, c'è tutto, quindi no? per sapere un po' di cose è abbastanza semplice oramai. Sì, assolutamente, ci sono anche i nostri canali social, c'è il sito della Marina Militare sul quale si possono attingere tutte le informazioni per coloro i quali potessero essere interessati a questo nostro mondo. Grazie, allora buon proseguimento di serata lì a Livorno, grazie al capitano di corvetta Mariano Tortoriello, noi torniamo tra poco a collegarci con Livorno.